Perché il vino può avere la forza e l'eleganza della donna, ma abbiamo pensato nel giorno della festa della donna di organizzare una verticale davvero unica. Unica sia per la varietà, per la tipologia di vino, soprattutto per il produttore, il vignaiolo Gianfranco Fino. Una verticale davvero storica che porterà e metterà in discussione, ma soprattutto a confronto diverse annate, di uno dei più importanti vini che abbiamo in Puglia, il Primitivo di Manduria. L'evoluzione storica insieme poi anche ad una particolarità, quella del Primitivo dolce naturale di Manduria, raccontati sempre da Gianfranco Fino, vignaiolo, così come si definisce lui stesso. Avremo il modo non solo di festeggiare le donne, ma soprattutto poi di deliziarci e soprattutto di portare nella memoria e nel ricordo la storia infinita del Primitivo di Manduria. Sei annate del nostro Primitivo S, e tra l'altro verrà condotta questa sera dal dottor Baldassarre, mi piace sottolineare questa cosa, il quale ricordo che qualche annetto fa è stato il primo ad aver fatto una mini verticale dei miei vini, perché noi siamo usciti con la prima annata che sarà 2004-2005, quindi facemmo questa mini verticale sempre condotta da lui. Mi sento di dire che i vini di Gianfranco Fino, sempre in compagnia di Simona Natale, sono stati dei vini che hanno aperto una fase nuova nella storia non solo del Primitivo pugliese, ma anche del vino di Puglia. Si è capito subito che erano dei vini che andavano al di là del loro significato, ma che prendevano, diciamo, una simbologia più ampia, più vasta, perché il loro modo di lavorare sul Primitivo è stato un modo assolutamente geniale. Sono riusciti a conservare tutto della tipicità del vitigno e della fedeltà al territorio, interpretandolo però in una maniera estremamente moderna, con una grande sensibilità sia nella vigna che nella gestione enologica. E ne è venuto fuori un vino che progressivamente, parlo soprattutto di essa almeno all'inizio, ha finito per rappresentare un modello di vino pugliese estremamente tipico, eppure estremamente capace di parlare un linguaggio interessante anche per il resto del mondo. Quindi con questa cantina piccola, se vogliamo, si è aperto un discorso nuovo che io ho avuto il privilegio di poter conoscere fin dall'inizio, perché già a quell'epoca mi stavo occupando del Primitivo e caldeggiavo che ci fossero iniziative in questa direzione. Poi loro hanno allargato il loro repertorio, hanno creato un passito, poi una riserva, altri vini, hanno anche iniziato a lavorare sul Negramaro, è una realtà, ecco, davvero di riferimento. Parliamo di una delle celebrità della nostra enologia. E bisogna riconoscere il merito a Gianfranco e a Simona di essere due stelle, ecco, nel panorama enoico pugliese, a cui dobbiamo tanto. E stasera un'emozione particolare, per me è la quarta verticale che faccio del loro vino più famoso, quindi è un'emozione straordinaria. Prima facevo l'avvocato, adesso produco vino. Sono una grande appassionata e per me la cosa più importante è creare gioia, creare emozioni. Mi godo le emozioni altrui e sono anche le mie. Il mondo è questo, il mondo del vino è questo. Io mi aspetto che chi degusta il mio vino provi delle emozioni, che con noi riesca a vivere delle serate meravigliose. Una bella bottiglia di vino, due persone che si amano, io non credo che ci sia niente di più bello.